dalla Sicilia a New York. In occasione del 35esimo compleanno, Little Press ha festeggiato nella Grande Mela un'altra tappa della sua crescita. One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, ha ospitato il talk Informazione Globale Made in Italy quando l'eccellenza non ha frontiere, moderato dal giornalista Claudio Brachino, responsabile area video dell'agenzia di stampa. Siamo qui a New York per festeggiare i nostri 35 anni di attività. Da Palermo a New York, un lungo ponte che ci permette di poter raccontare questi 35 anni di informazione, partendo dalla Sicilia, passando per Roma e poi Milano, e adesso la tappa newyorkese, una tappa intermedia che ci accompagnerà lungo un viaggio, speriamo ancora per tanti anni. Da giornalista io ho avuto la possibilità di apprezzare la puntualità e il lavoro dei colleghi che sono a Little Press e soprattutto del suo direttore Gaspare Borsellino. Quindi, come dire, questa è una tappa meritata che io credo possa essere un punto d'inizio per Little Press per, diciamo, potenziare la sua capacità di espansione. Un'agenzia che sorgeva con quel nome, Little Press, era nata naturalmente destinata, nomina assunto conseguenza rerum, era naturalmente destinata ad approdare in America, e lo fa in un ambito della globalizzazione che sta cambiando, con una globalizzazione che è sempre più selettiva, così come funziona per le merci, per la finanza e per l'informazione. Un'iniziativa di grande coraggio, di grande capacità, a servizio del paese, a servizio dei cittadini, con l'informazione primaria che sta alla base della piramide dell'informazione. Un atto di coraggio, dicevo, e un atto di capacità, perché 35 anni raccontando quello che succede ai cittadini italiani e facendolo con la serietà, con la competenza dei cronisti di Little Press, è davvero una grande storia. E a noi piace molto il percorso che ha fatto Little Press, partendo da una realtà molto piccola, un imprenditore, un giornalista, Gaspare Borsellino, che ha tanto talento, tanta passione. E la nostra missione qui negli Stati Uniti è anche aiutare le aziende italiane che vengono in questo mercato. Siccome Little Press apre il suo ufficio negli Stati Uniti, noi gli auguriamo tutto il meglio. Questo è un mercato complesso ma potenzialmente enorme, che premia chi lavora bene. Per l'occasione l'agenzia ha consegnato per la prima volta gli Ital Press Awards. I riconoscimenti sono stati assegnati a Fabrizio Di Michele, console generale d'Italia a New York, Camel Gribi, presidente di GKSD Investment Holding, Mauro Porcini, senior vice president e chief design officer di PepsiCo, e Robert Allegrini, presidente della NIAF, la National Italian American Foundation.